Cromo esavalente nel sottosuolo del cantiere del polo scolastico in costruzione a Treghiolo, tracce del composto chimico considerato rifiuto pericoloso sotto il piazzale, forse tra le fondamenta della struttura. I carabinieri del NOE stamani hanno fatto scattare i sigilli sul cantiere dopo il via libera del sostituto procuratore di Bergamo, Carmen Pugliese. L'intervento appaltato alla ditta CED era stato affidato alla Locatelli. Si tratta di uno degli ultimi cantieri su cui continuava a operare l'impresa di Grumello. Tre gli indagati, Flavio Todeschini, direttore dei lavori, Andrea Fusco, nuovo amministratore unico dell'impresa Locatelli, e Francesco Fiorini, amministratore unico della CED. L'accusa per loro è di smaltimento illecito. Sul posto, nei mesi scorsi, l'ARP aveva eseguito dei controlli poi consegnati ai militari del NOE di Brescia proprio per verificare l'eventuale presenza di materiale non conforme alla legge. Grande rammarico espresso dal sindaco di Treviolo, Gianfranco Masper. No, non ci voleva perché innanzitutto questo creerà dei grossi problemi per il proseguimento dei lavori. Anche il comune per conto proprio aveva incaricato una società di fare lo stesso tipo di analisi, che però non avevano dato alcun riscontro. Come si spiega il fatto che l'altra società a cui avevate commissionato le analisi non ha dato... Naturalmente adesso faremo i nostri approfondimenti, ma io penso questo: o a quel tempo sono stati prelevati in punti e non tutti i punti sono contaminati. Ora il comune valuterà la possibilità di un'azione legale. Qui, essendo parte lì, adesso vedremo un attimo anche di agire e chiedere i danni. Si tratta dunque della quarta inchiesta a carico dell'impresa Locatelli, quella di Brescia per smaltimento illecito di rifiuti, di Milano per corruzione, Bergamo per un altro caso di corruzione ed infine Treviolo.